Bene, cari amici, siamo ritornati nell'orto del convento. Vi abbiamo fatto vedere nelle altre puntate alcuni alberi con i frutti e adesso vi facciamo vedere uno scorcio del nostro orto, dove ci sono purtroppo le rape che già sono fiorite, però ci sono anche tante altre cose buone. Abbiamo un nuovo ospite che avete visto qualche volta, il nostro San Bernardo, nostra San Bernardina, che si chiama Subiru, e quindi che ci porta. E volevo chiedere sia a Francesco che a Giuseppe, ecco, il ricordo anche dell'infanzia, degli orti o delle cose buone che si possono trovare in questo ambiente, che credo prima si usava moltissimo. Anche adesso in tante case ci sono i piccoli orti. Tante volte ho sentito dire che gli orticelli li fanno anche sulle terrazze. Certo, no? In città ormai è diffuso, molto diffuso. Anche gli orti sociali, che sono una bellissima realtà per favorire l'incontro fra i pensionati, fra la gente, quindi creare socialità, e condividere esperienze. Condividere l'idea di prendersi cura di qualcosa è una cosa molto bella, vederne i risultati. Bello. E quindi mi ricordo, ho dei ricordi proprio in questo orto. In questo orto. Perché quando facevo Perché questo è l'orto? L'orto del convento dei frati Cappuccini. Che veniva spesso visitato anche da Padre Pio, no? Certo, Padre Pio passeggiava spesso in questi viali. Quindi diciamo che io ho molti ricordi, perché quando facevamo i chierichetti, poi finita la messa, la funzione, venivamo qui a giocare. A giocare. Allora, e a prendere anche qualche cosetta, no? Certo, fra qualche fragola, qualche. Poi, qualche fragola, ecco. Poi c'era Padre Paolo Covino, che ci riempiva sempre di cose. Quindi. Di tante cose buone. sì. E lui fino alla fine, fino a quando era veramente anziano, sempre donava delle cose buone a chi veniva a servire la messa. Quindi vogliamo dirvi che questa puntata è una puntata particolare, la puntata conclusiva di questo programma, ma ecco, con il progetto La Mente Artistica di Saverio, che ci proporrà anche, diciamo, il meglio di tutte le trasmissioni, è vero? Ecco, anche se possiamo vi posso chiedere quale secondo voi è stato, diciamo, uno dei punti belli che vi ha più emozionato. A me mi ha emozionato di più quando abbiamo mangiato gli spaghetti con le noci. Ecco, quella è stata un'ottima ricetta. E lui va all'essenziale, ecco, al concreto. Invece Giuseppe, che è dottore, cerca sempre di trovare le cose buone per la salute, no? Sì, e infatti è stato il momento in cui abbiamo mangiato il pancotto, perché abbiamo condiviso con questa famiglia la puntata. E umanamente loro si sono mostrati, oltre ad essere molto accoglienti, incuriositi verso questa esperienza, e hanno collaborato fattivamente tutti assieme, dal nonno ai nipoti. È vero, bellissimo. Che poi dobbiamo riconoscere che tutti quelli da cui ci siamo recati, no, per fare le varie puntate, sono stati veramente tanto tanto accoglienti, anche tanto disponibili a partecipare e a dirci le cose belle della loro conoscenza, a dedicarci il loro tempo, perché chi vive in campagna il tempo, è vero Francesco, non è che ne ha tanto, insomma. E quindi Saverio vi mostrerà tutte quelle cose belle che lui ha saputo mettere insieme per concludere questo nostro programma.